I giovani democratici dicono no per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari in programma il 20 e il 21 settembre, perché? Dunque, diciamo no perché non crediamo alla favola che meno rappresentanti lavorano meglio. Il taglio andrebbe innanzitutto a colpire quelli che sono i nostri rappresentanti. Solo nella Regione Lazio ci sarebbe un taglio del 33% della classe dirigente, quella che poi ci rappresenterà entro le aule parlamentari. E in più non viene analizzata la questione commissioni, dove parlamentari e senatori dovranno occuparsi di diverse tematiche, andando così ancora di più a inceppare quella che è già la farraginosa macchina del bicameralismo perfetto. Non crediamo che la politica debba continuare a essere questo apparato così pesante e dispendioso, ma crediamo che vada fatta una riforma corale ed organica, non un taglio così alla rinfusa che va a limitare appunto i poteri di rappresentanza. E proprio per spiegare le ragioni del no, c'è un appuntamento in programma il 9 settembre. Di che si tratta? Vi aspettiamo in via Friuli 1 nella nostra sezione e saranno ospiti con noi il senatore Tommaso Nannicini, appunto del PD, e il professor Marco Plutino dell'Università di Cassino per discutere appunto di questo taglio e per togliere anche un pochino quelle fake news che sono entrate nel linguaggio comune, come quella ad esempio che siamo il paese con maggiori rappresentanti. Questo non è vero, sono dei dati che vengono formulati non tenendo conto di diversi, per esempio, parlamenti federali delle altre nazioni, eccetera, eccetera, e non viene anche considerato che l'Italia è effettivamente uno dei paesi più popolosi dell'Unione Europea. Quindi speriamo appunto che con questa iniziativa possiamo dare un'ulteriore spinta a quello che è il fronte del no.